Ciao a tutti, benvenuti nel secondo video di esposizione del Vangelo pratico. Il Vangelo pratico è così chiamato dal titolo del libro che ho scritto, pubblicato dalla casa editrice Anima Edizioni, dove appunto si espone la possibilità, anzi l'urgenza, di poter vivere. E considerando tutto ciò che ha a che fare con non, quello che non è immediatamente percepibile, come qualcosa di concreto e reale, che noi abbiamo chiamato Vangelo. Il Vangelo può essere praticato. Il primo esempio che riporto nel mio libro è quello di una persona che è curiosa di viaggi, si incuriosisce di una località lussureggiante e cerca di saperne di più sfogliando i libri che ne parlano, guardando le foto che la descrivono, però potremmo pensare che questa curiosità si tradurrà prima o poi in un viaggio in questa località lussureggiante e invece questa persona questo viaggio non lo farà perché dà per scontato che non è possibile, o magari che questa località non esiste neanche, è frutto della fantasia. Nell'esempio che sto facendo, ovviamente la località lussureggiante è il Vangelo, e la persona incuriosita è quello che si pone davanti a esso, considerandolo, indipendentemente dal contenuto che c'è scritto, qualcosa di non vero, di inconciliabile con la realtà. Ad al punto da non sapere bene che cosa sia, dando per scontato quindi che sia frutto della fantasia. Allora, queste incognite, queste esitazioni sono senza senso, quella località reale è raggiungibile, altrimenti non esisterebbe quel libro. I testimoni che ne hanno raccontato. Allora, se ne stiamo parlando, non è perché va di moda parlare di questi argomenti, ma perché il viaggio per conoscere l'assoluto, l'infinito, che sta dietro la superficie delle cose che non sono infinite, che abbiamo per semplicità anche nel libro chiamato con il termine Dio, cioè la realtà oltre le cose percepibili, è qualcosa di vero, possibile e permesso. Ed è anche il motivo per cui a parlarvene è un artista, poiché per lavoro quello che fa è mettere in forma concreta qualche cosa che è soltanto un'idea. Quindi la realizzazione personale che è conseguente a questo tipo di viaggio, e quindi anche uno stato di felicità e la consapevolezza, è qualcosa di possibile e permesso. Ciò è attuabile tramite un percorso che prevede un progresso, e io lo propongo attraverso il Vangelo, per il motivo che ho già spiegato nel precedente libro. Più avanti, nell'approfondimento, per chi vorrà leggere il libro, per chi vorrà magari riuscire a captare anche dei video, la bussola che ci permette di orientarci, ci spinge, ci direziona sempre verso la verità, ma non la verità sulle domande che ci facciamo, sulla verità che è oltre questa realtà. Cioè la verità su ogni cosa. La verità su ogni cosa. Quindi sull'assoluto, sull'infinito, oltre i confini. Quindi significa che la verità stessa è qualcosa di infinito, di infinita, di assoluta. E se è così totale, non può essere su qualche cosa e non su altro. Non stiamo parlando quindi del credere in una cosa e non credere in un'altra.
nel pensare che le cose debbono essere in un modo, perché significherebbe che non possono essere in un altro modo. La verità assoluta, che è diciamo, il nostro obiettivo, è l'infinito stesso. E non può essere, diciamo, individuabile arrivare a credere che sia, ad esempio, in una religione, o in una dottrina, o in un particolare percorso di vita, o un cammino spirituale. Perché se è assoluta, se è totale, non può non essere da qualche altra parte. Quindi se io vi parlo, ad esempio, utilizzando come termini Dio o come termini Vangelo, non significa che la verità è lì. Cioè, può esserci la verità del cristianesimo, ma non la verità assoluta. A noi interessa la verità assoluta. Se è assoluta, essa è dietro ad ogni cosa. Ricordiamoci che ci deve raccontare della realtà che è dietro a ogni cosa. Quindi, in questo caso, noi cogliamo la realtà che si manifesta attraverso il Vangelo. Ma questo non significa che non possa essere altrove, anzi, se è assoluta, essa è dietro ogni cosa. Per me, personalmente, in realtà si è manifestata attraverso l'esperienza dell'arte. Io potrei infatti farvi un resoconto, un racconto che parli dell'esperienza dell'arte, ma è qualcosa di ancora meno trasmissibile di come potrebbero essere questi argomenti spirituali. E allora utilizzo il linguaggio e il lessico del Vangelo che è dentro di noi e alla portata di tutti noi. Ma personalmente, a te potrebbe capitare che seppure segui la pratica del Vangelo, la verità ti possa giungere anche attraverso altre cose, anche attraverso altre pratiche. Perché quello attraverso il quale si manifesterà è soltanto uno strumento. Quello che è indicato nel Vangelo e di cui parleremo sono degli accorgimenti, delle esperienze che vengono proposte per fare in modo che venga lasciata questa verità a incontrarci. Quindi un sintonizzarci a certe intuizioni, a certe libertà che ci porteranno verso dove dobbiamo andare. L'obiettivo, infatti, non è ottenere qualche cosa, raggiungere qualche cosa, ad esempio appunto la verità oppure la felicità, perché tutto ciò che potremo ottenere arriveranno come effetto collaterale. Anche la verità stessa di cui stiamo parlando adesso, se è ricercata con l'obiettivo di poterla trovare, allora ci potrà capitare di trovarla sotto forma di qualche cosa in questa realtà, cioè all'interno dei limiti e della mutevolezza di questa realtà. Quello di cui andiamo in cerca è qualcosa che non può mutare e non ha dei confini. Ripeto, è l'assoluto, è l'infinito. Quindi puntare la nostra bussola verso l'assoluto, verso l'impossibilità di dare delle definizioni dei nomi, ci porterà a raggiungere tutto ciò che è oltre i nomi e le definizioni. Beh, ma non voglio troppo anticipare, altrimenti potrei creare confusione. Per ora teniamo a mente che quello che di solito si può essere considerata la verità
se ci dà delle spiegazioni soddisfacenti, allora è qualcosa che è ancora all'interno di questa realtà dove possono esistere delle definizioni, dove esistono solo delle definizioni. E quindi basta che cambino le condizioni esterne e queste definizioni possono essere delle contraddizioni. Ed è il motivo per cui possono esserci addirittura dei cammini spirituali delle religioni che, seppur parlano sempre allo stesso modo di fede e di amore e di pace, possono arrivare a farsi la guerra. Allora, fin dalla nascita, in un paese come l'Italia, tutti siamo a contatto con l'educazione e la religione cristiana. Ma non sia ben chiaro il cosa farci con esse non appena si giunge a scegliere autonomamente la propria vita, né tantomeno con il Vangelo. Ebbene, il Vangelo è qualcosa che si può fare, che si può adoperare in modo pratico per avere dei segni e per poter raggiungere un livello più sereno e pieno della nostra esistenza. E questo è il modo in cui, infatti, lo tratto il Vangelo. Quando mi capitava di chiedere alle persone la loro idea di che cosa sia il Vangelo, praticamente quello che mi veniva risposto è che il Vangelo è un elenco di comportamenti da seguire, quindi una specie di Galateo per poter essere dei bravi cristiani. Spero che non crediate anche voi che o spero che cambierete idea se lo pensate, che tutto ciò che è stato costruito in questi 2000 anni, e non solo esteriormente, ma anche in maniera esoterica, a seguito della venuta di Gesù Cristo, non sia semplicemente un elenco di un Galateo. Spero che sospettiate anche voi che ci sia qualcos'altro. Comunque, quello che io dico non è che sia la ricetta, la formula. No. Perché io parlo di un percorso da intraprendere, non qualcosa di statico e di attendere che ci arrivi l'illuminazione, ma di qualcosa di attivo, con delle tappe da seguire che sono estrapolate dal Vangelo. E io le ripresento, le propongo nel libro, un percorso di coscienza. Cioè, ripeto, parlando sempre di assoluto come la nostra direzione, quindi magari non sappiamo neppure verso cosa stiamo andando, però sappiamo che qualcosa c'è. E stavo dicendo, quello che io dico non è che sia la ricetta, la formula, no? Al massimo è mostrare un sistema che io ho seguito e che non deve essere un insegnamento, al massimo un esempio. No, come già stavo accennando pochi minuti fa, a voi magari sarà forse capitato differentemente e potrà capitare altro. È qualcosa che personalmente, che io non, cioè non è che riferisco perché lo so. No? E perché l'ho letto in un libro, ma perché è quello che ho vissuto. Voi provate e poi credete solo, per favore, solo a quello di cui avete fatto esperienza. Perché a me personalmente non interessa convincere le persone dell'efficacia della mia esperienza perché già la so, già la conosco. La sto affrontando e la sto offrendo senza sapere quali esiti potrà comportare. Ci sono molti aspetti della realtà, sia visibili che invisibili, di cui non si hanno una, di cui non si può avere una prova. Bisogna crederci senza provare.
Invece qui si intende di crederci, credere soltanto quando si è fatto un tentativo, o almeno all'inizio una riflessione, e se ne è ottenibile o no una prova, anche qualcosa di non percepibile. Quindi si può credere, ma solo dopo che cercandone un riscontro si ha la conferma che non sono possibili delle conferme. Non è un gioco di parole, è proprio un invito a cercare come via l'assenza di punti di riferimento. Chi si trova in casa il Vangelo spesso è una persona che è stata fin dall'infanzia educata alla religione senza che ne avesse diretti riscontri, ma solo attraverso una dottrina che induce a credervi a priori. E pare a un credere senza aver assaporato. Ricordo che sapere e sapore hanno la stessa radice etimologica, no? Chi sa, non perché appunto lo ha visto, lo ha letto in un libro, ma lo ha conosciuto, è qualcuno che ha saporato il gusto delle cose, no? Altrimenti è un credere per sentito dire, per intermediazione. Quindi anche qualcosa di così profondo, di astratto, non potrebbe essere argomenti materiali e spirituali, possono essere creduti soltanto perché viene creata l'abitudine a crederci. Ma se con onestà noi ci mettiamo a considerare soltanto quello che conosciamo veramente, di cui abbiamo saporato, come dicevo poco fa, che sappiamo nel senso che abbiamo saporato, e ci rendiamo conto che ci sono delle cose che magari crediamo per abitudine, a priori. Quindi in realtà crediamo delle cose che non conosciamo. E come si può raggiungere la verità se già parti da un presupposto dove ci sono delle bugie? Perché se non conosci, perché se pensiamo contempliamo nelle nostre conoscenze, nelle nostre credenze in questo caso, qualcosa di cui non abbiamo un'esperienza diretta, vuol dire che c'è una menzogna da qualche parte, non siamo onesti, non siamo onesti noi con noi stessi. Non è infatti, ripeto, il nostro argomento, né tantomeno il libro che ho scritto, un invito ad aderire a una religione, ma è il perfetto opposto, ha un percorso di conoscenza personale, e quindi deve essere qualcosa di un affrontare qualcosa che c'è dentro di noi, e solo noi lo possiamo fare, e ci porterà nel nostro vero essere. Quindi se ci avviciniamo pensando a delle conoscenze che in realtà non abbiamo una prova, o in realtà crediamo per abitudine, non possiamo procedere con sincerità. È il primo passo, l'unico vero passo per poter arrivare da qualche parte è mettendo giù il piede sulla sincerità. Se non c'è sincerità, allora. Giusto anche comunque specificare che non è che voglio criticare il modo in cui le persone siamo educate in questa società. Anzi, è indispensabile anche su queste cose qui, su questi argomenti, che all'inizio si venga preparati in misura delle capacità appunto di chi sta facendo il primo passo. E quindi anche attraverso un intermediario. Bisogna notare però che prevalentemente nella nostra società l'educazione si basa sul far apprendere nozioni e anche sull'argomento spirituale, ripeto, può essere importante perché per conoscere Dio, qualcosa come Dio, ha importanza un approccio intellettuale all'inizio, cioè farsi delle riflessioni. E questo per preparare il praticante.
che per me innanzitutto è una persona curiosa. Ma se ci si ferma a questo punto, si può arrivare, come ho detto all'inizio, a credere che ci siano soltanto queste basiche lezioni cristiane e non sia suggerito un ulteriore progresso. No? Nel mio libro faccio l'esempio di un fanciullo che ricevesse le scuole dell'obbligo le nozioni riguardanti il mistero dell'universo e contemporaneamente anche la certezza che non potrà mai approfondire l'argomento. Solo credere a quel che gli è stato detto e che ha letto nei testi. Invece non è così. Egli potrà accedere a un livello successivo. Può andare all'università, alla facoltà di astronomia, le osservazioni con il telescopio, le indagini codificate con i calcoli matematici, i test spaziali e chissà, potrebbe anche diventare un astronauta. Altrimenti vivrà considerando, senza un ulteriore approfondimento, tutto quello che le è stato detto all'inizio come una fantasia, un'inutile utopia. E quindi la conoscenza che le è stata data all'inizio, cioè la dottrina, una perdita di tempo o magari una presa in giro. Quindi, tornando sull'argomento della spiritualità, molto spesso io indagando sulle persone constato che considerano gli insegnamenti che vengono dati, parliamo nella nostra società, sugli argomenti che hanno a che fare con il Vangelo, come delle prese in giro, perché sono qualcosa di sproporzionato rispetto alla quotidianità. Ma chi vive con un simile principio vive nella certezza che è impossibile che una persona possa essere come Cristo e che nulla di questo mondo è adattabile al Vangelo. È una persona che sicuramente non ha mai sperimentato tale affermazione, ma ha percorso un singolo sentiero. Lo so perché una volta io ero così. Voi provate quanto scritto nel Vangelo e che io nel libro ripeto e cercherò anche di ripetere le cose principali in questi video che farò. E poi deciderete voi se funziona oppure no per voi, perché deve essere una cosa personale. Se non dovesse essere convincente, come ho detto già, non significa che Dio non esiste per voi, ma solo che Dio utilizzerà altri modi per manifestarsi. Il paradosso, infatti, non è esiste Dio, non esiste Dio, è giusto il Vangelo, ma il paradosso è: se non si tenta neppure di aprire un poco gli occhi, come si può scoprire cosa abbiamo davanti? Cioè, che cosa hai da perdere? Allora, spero che sia chiaro che si sta allora affermando che è indispensabile condurre un'esistenza che sia impegnata nella ricerca della verità. Vivere senza aver tentato la consapevolezza equivale a non vivere appieno l'esperienza come essere umano. Nel corso, infatti, del nostro percorso, delle nostre esposizioni, lasceremo intendere che la vita proprio dell'essere umano si sviluppa appieno quando si lancia alla ricerca dell'assoluto, della verità assoluta. In maniera straordinaria, qualcosa di straordinario capiterà. Ai prossimi video.